Vi do il benvenuto a questo ciclo che si intitola Dalla carta ai pixel. È una serie di incontri e di seminari che organizzano l'Istituto Storico Italo-Germanico FBK con la Fondazione Museo Storico del Trentino e sono incontri dedicati, come dice il nostro sottotitolo, alla storia raccontata, cioè al ruolo che i vecchi e i nuovi media hanno e hanno avuto nella trasmissione di sapere storico. Questo è il nostro sesto incontro, ma è effettivamente il primo online, quindi diciamo che ci testiamo nella giornata di oggi, anche in vista di quello che sarà il ciclo che stiamo programmando per l'autunno a partire da settembre, che terrà più o meno la stessa struttura e che poi nei prossimi mesi, insomma, andremo a valutare, a definire meglio insieme. Finora ci siamo occupati di letteratura, di cinema, di videogames, di fumetti e di musica. Oggi torniamo a parlare di cinema e lo facciamo in realtà aggiungendo un tassello che in qualche modo ci lancia verso la nostra stagione autunnale, quindi verso il secondo ciclo, cioè il fatto di considerare una chiave diversa, che è quella di considerare la fonte storica e quanto le fonti storiche possono essere utilizzate nei media. Oggi avremo due interventi da parte di due studiosi, uno storico e uno studioso di media, e faremo una chiacchierata nella forma di intervista a Michele Manzolini e Federico Ferrone, che sono i registi del film Il Varco, che avete la possibilità di visionare se non l'avete ancora fatto fino alla mezzanotte di oggi. Maurizio ha mandato tutte le indicazioni del caso a chi sta partecipando. Cerco di essere brevissima, così do subito l'avvio al tutto, perché oggi parliamo di found footage, cioè di quella pratica di riutilizzare filmati esistenti nella forma di materiali d'archivio, recuperati da archivi istituzionali, ma anche da archivi privati per creare nuovi testi di natura filmica. È naturalmente un tema che ci sta molto a cuore, sia dal punto di vista delle prospettive di ricerca che apre, ma anche, e parlo soprattutto a nome della Fondazione Museo Storico del Trentino, da un punto di vista di produzione, visto che come istituzione noi siamo stati impegnati in qualche modo sia nella copartecipazione di documentari che utilizzavano abbondantemente materiali d'archivio, anche documentari di videoarte, messa tra mille virgolette, ma anche da un punto di vista di archivio, visto che abbiamo una cineteca e Alberto Brodesco, che è uno degli ospiti di oggi, lo sa bene perché ha collaborato spesso con noi sugli home movies, sui film di famiglia, di cui abbiamo più o meno 1000 rulli tra 8 mm, super 8 e 16 mm. Sono a presentarvi il primo ospite di oggi, che è uno degli organizzatori anche di questo ciclo, insieme a me, a Massimo Rospoker e a Gabriele D'Ottavio, che ho visto comparire prima perché insieme a noi ha iniziato a collaborare da qualche mese, prima in modo informale e speriamo dal prossimo ciclo in modo più istituzionale, anche l'Università di Trento, in particolare il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Iniziamo con Maurizio Cau, che è appunto ricercatore all'Istituto Storico Italo-Germanico, si occupa di cultura politica del Novecento, di evoluzione del costituzionalismo contemporaneo e di storia della cultura visiva, e questo è il motivo per cui principalmente gli abbiamo chiesto e si è chiesto, essendo parte del gruppo di organizzatori, di raccontarci un po' la ricostruzione del passato nel cinema documentario d'archivio. Maurizio, darei a te la parola e poi presento mano a mano gli altri ospiti. Sì, grazie Sara. Effettivamente oggi non si parla di storia politica o di storia giuridica, ma di fan footage. E per farlo partirei da un'espressione utilizzata di recente per descrivere alcuni lavori che hanno messo al centro, diciamo così, documenti tratti da archivi cinematografici. Qualche tempo fa un critico ha scritto che l'archivio è il futuro dei documentari.
Ecco, può sembrare un'uscita bizzarra, ma l'idea che il futuro di un genere cinematografico possa, per così dire, annidarsi nell'archivio e dunque in un luogo che, diciamo così, col futuro sembra non avere molto a che spartire, è solo in apparenza, diciamo così, un'espressione effetto. Il cinema di found footage, infatti, sta conoscendo una stagione davvero molto vivace e rappresenta senz'altro uno dei più interessanti territori di sperimentazione del racconto cinematografico. E anche grazie allo sviluppo di tecnologie raffinatissime di restauro e di colorizzazione digitale, di recente si sono moltiplicati lavori documentari, penso sia, sia per il grande schermo che per il piccolo schermo, basati interamente sui materiali d'archivio. In questo mio breve intervento cercherò di analizzare alcune caratteristiche del fenomeno e di proporre una sorta di classificazione del cinema documentario d'archivio a partire da alcuni lavori, dal mio punto di vista, particolarmente interessanti. Mi occuperò soprattutto di pellicole che lavorano con archivi pubblici, invece il mondo, appunto, piuttosto vivace, già richiamato da Sara, legato alla documentazione a partire dal cinema di famiglia, lo lascio invece all'analisi di Alberto. Quindi quella che propongo è sostanzialmente una tassonomia abbastanza arbitraria, che mi serve sostanzialmente per organizzare il discorso e mettere in luce i diversi rapporti col passato che il cinema di montaggio può intrecciare. Quindi davvero prendeteli come dei suggerimenti di lettura, probabilmente un critico cinematografico, diciamo così, li articolerebbe in modo diverso, ma il mio punto di vista è quello dello storico, uno storico che così, si interroga sul contributo che questi materiali danno e possono dare alla conoscenza del passato. Ma c'è da chiedersi anzitutto che cosa, come dire, di cosa parliamo quando parliamo di film d'archivio. Il fan footage lo ha già accennato Sara, quindi letteralmente il metraggio ritrovato, la pellicola ritrovata, indica sostanzialmente una pratica di rimontaggio di materiali di varia provenienza, di varia natura, filmati di repertorio, documenti istituzionali, filmini amatoriali, che vengono fusi in un nuovo orizzonte narrativo, in un orizzonte narrativo autonomo. E come dicevo, appunto, questo cinema fatto di resti del passato, si è via via ritagliato un ruolo piuttosto significativo nell'orizzonte cinematografico contemporaneo. E tendenzialmente sono due i contesti in cui questo genere si è sviluppato. Uno, che oggi non ci interessa per ovvie ragioni analizzare, è quello del cinema horror. Sono moltissimi i film horror che partono dal ritrovamento di materiale, diciamo così, da cui poi nasce e si sviluppa la storia. E un secondo ambito di elezione di questo del found footage è appunto il cinema documentario, ed è quello di cui ci occupiamo un po' oggi. Cercherei di mettere in luce alcune caratteristiche del cinema documentario d'archivio. È un oggetto ambiguo e piuttosto seducente per via del carico di passato che porta con sé e per la capacità che ha di farlo rivivere sullo schermo. E questo perché il film di found footage in fondo è un film fatto di film o comunque di materiali audiovisivi differenti, e dunque è un'operazione sostanzialmente metacinematografica che in alcuni casi, come vedremo molto rapidamente, si spinge a far, per così dire, cortocircuitare l'idea stessa della rappresentazione. Il materiale d'archivio subisce una sorta di trasfigurazione e finisce per cambiare sostanzialmente la propria natura e la propria funzione. E possiamo dire che in questa rinascita del materiale, documentale, quel materiale finisce per raccontare cose diverse rispetto ai suoi contenuti originari. E quindi, come dire, un frammento di cinegiornale del Luce visto in sala negli anni 30 ovviamente ha degli effetti diversi rispetto alla visione di quello stesso frammento inserito all'interno di un lavoro del 2020 e visto nel 2020. E c'è dunque da chiedersi quale rapporto con la storia venga alimentato da questi materiali. Naturalmente ogni ricostruzione del passato è
una costruzione culturale. In questo senso ci sono alcuni elementi di sostanziale prossimità tra il lavoro del regista che rimonta frammenti di passato e il lavoro dello storico che assembla documenti per rintracciare, diciamo così, un senso negli eventi. Ma ovviamente non mancano le differenze. E penso alla diversità strutturale tra le regole del linguaggio cinematografico e le regole della scrittura e della metodologia storica. E penso anche al diverso grado di immedesimazione, di attivazione emotiva che le immagini hanno rispetto alla parola e alla parola degli storici, che appunto, come sappiamo, magari talvolta è un po' paludata, un po' posata. Il racconto cinematografico basato sul materiale d'archivio non rappresenta naturalmente un punto di vista in tutto e per tutto obiettivo sul passato, e nemmeno la storia, intesa come appunto come una pratica di rielaborazione del passato, è per ovvie ragioni il risultato di un'operazione asettica di lettura degli eventi. Il discorso storico però può mostrare forse più facilmente con maggior trasparenza il lavoro che viene fatto con le fonti e sulle fonti. E qui c'è una seconda differenza, dal mio punto di vista, sostanziale tra il racconto cinematografico e la narrazione storica. Lo storico, infatti, può permettersi di esplicitare in forma, diciamo così, più circostanziata la storia dei documenti che utilizza, e li può inscrivere in quadri interpretativi più definiti, può organizzare il pensiero, il racconto, diciamo così, con modalità molto diverse, evidentemente, da quelle a disposizione di un regista. Ovviamente, generalizzo, ma è difficile che un documentarista possa esplicitare in dettaglio il rapporto che ha instaurato col materiale d'archivio. E in fondo è lo spettatore a dover in qualche modo decifrare e comprendere le scelte che il regista ha fatto. E che rispetto, come dire, al lavoro con le fonti d'archivio, difficilmente potrà utilizzare appunto un approccio analitico simile a quello dello storico. E quindi cosa possiamo chiedere alle immagini d'archivio e ai film basati sulle immagini d'archivio? Qual è, diciamo così, la loro natura e la loro portata testimoniale? E potrebbe avere senso, dal mio punto di vista, recuperare alcune riflessioni di Peter Bark dedicate all'ermeneutica dell'immagine e alle sue potenzialità per il discorso storico. Per Bark le immagini non sono fonti, ma sono tracce, non sono testimonianze dirette, diciamo così, senza filtri, da cui lo storico, o nel nostro caso lo spettatore, può attingere liberamente. L'immagine, infatti, è mediata dalle intenzioni di chi l'ha prodotta e dalla distanza temporale che separa lo studioso, e nel nostro caso lo spettatore, dalla realtà in cui l'opera è stata prodotta. In questo senso, i documenti cinematografici d'archivio testimoniano non ciò che è stato, ma ciò che si è voluto raccontare di quei precisi eventi, pubblici o privati che siano. E proprio grazie alla distanza temporale che le separa da noi, le immagini d'archivio rivelano, diciamo così, la natura lato senso ideologica di quei racconti. E, del resto, ogni tipo di documentazione è il frutto appunto di una messa in scena, diciamo così, proprio perché è la rappresentazione di un evento o di un fenomeno. E nei documentari d'archivio l'incrocio e lo scontro tra i piani temporali appare, a mio avviso, abbastanza evidente. Il passato rivive attraverso questo processo di risignificazione che il presente opera sul materiale d'archivio. Dunque ciò che vediamo nel film di found footage non è solo, mi verrebbe da dire, non è tanto il passato, ma è l'immagine che il regista ha di quel passato, è l'immagine che proietta su quel passato, e quindi il cinema d'archivio finisce per raccontarci molto, ovviamente, di ciò che è successo, di ciò che è stato, ma forse ci racconta ancor più del nostro rapporto con quel passato. Quindi col montaggio, con il reinserimento all'interno di un nuovo contesto narrativo, i documenti vengono in questo senso completamente risemantizzati. Appunto parlano a persone diverse da quelle per cui erano stati prodotti e di conseguenza dicono anche cose parzialmente diverse. Ecco, adesso vi propongo un rapidissimo viaggio, quella che potremmo definire una piccola geografia
del documentario d'archivio. Con voi ho condiviso una playlist su YouTube, dovreste averla ricevuta tutti via mail, con alcuni trailer di lavori di varia natura che per comodità, diciamo così, ho organizzato in tre differenti tipologie. E per ragioni di brevità parlo solo di alcuni film. Una prima categoria riguarda quello che potremmo definire il documentario a base d'archivio. Si tratta di documentari che, diciamo così, con l'obiettivo di ricostruire un fenomeno, un evento, un problema storicamente rilevante, si servono del materiale d'archivio per dare corpo al proprio ragionamento e per appunto svolgerlo in maniera efficace. E rappresenta probabilmente la categoria più nutrita del cinema di found footage ed è forse il formato più diffuso nei documentari a base storica che popolano, diciamo così, i palinsesti televisivi e che siamo più o meno abituati a intercettare. Ovviamente la qualità di questi lavori è abbastanza altalenante. Ci sono lavori davvero di grande spessore, ne ho segnalati un paio nella playlist, come ad esempio I'm Not Your Negro, un potentissimo lavoro basato su un manoscritto di uno scrittore afroamericano, ma ci sono anche molti lavori, diciamo così, meno felici, alimentati da una specie di tendenza alla spettacolarizzazione del materiale d'archivio. E si tratta di lavori che fanno leva, senza analizzarla criticamente, sull'apparente oggettività dell'immagine cinematografica. È il documentario che prende e riusa spesso in forma critica i materiali d'archivio, maneggiandoli un po' come fossero dei dati di realtà, come se fossero delle verità autoevidenti. Sono i documentari in cui spesso una voce off ci racconta e ricostruisce la storia, appunto usando questi materiali d'archivio come fosse una base visiva al testo che di fatto è il vero centro del lavoro. Le immagini servono, diciamo, per descrivere, per dare contenuto di realtà a questa ricostruzione storica che viene proposta allo spettatore. E qui appunto in quella playlist trovate un esempio, faccio l'esempio di questo lavoro abbastanza controverso, Apocalypse Hitler, un lavoro del 2011, parte di una serie documentaria, ecco, non troppo rigorosa dal punto di vista storico, in cui l'uso del materiale d'archivio è funzionale sostanzialmente a questa spettacolarizzazione di un racconto storico divulgativo, ecco, diciamo poco accorto. Ed è un registro comunicativo in cui salta completamente la distanza critica dalle fonti e in cui l'archivio è usato sostanzialmente in chiave strumentale. La natura ambigua del documento, la natura ambigua della fonte viene completamente ignorata sostanzialmente, appunto come se le immagini che ritroviamo in un archivio fossero, diciamo così, il frutto di un racconto molto, molto asettico della realtà. E c'è poi un cinema che propone invece un rimontaggio, potremmo definire critico, dei documenti del passato, adottando un rapporto, diciamo così, più dialettico e più misurato con i materiali d'archivio e dando vita appunto a quello che qualcuno ha definito una sorta di saggismo cinematografico che mette al centro per l'appunto il documento. Sono opere aperte, sono opere aperte che chiamano in causa lo spettatore e le capacità dello spettatore di muoversi in questo spazio narrativo che spesso non è esattamente lineare. E si tratta spesso di lavori che sembrano rappresentare, proprio per questo, diciamo così, il grado zero della messa in scena. Ripropongono filmati d'archivio, spesso filmati di propaganda, senza accompagnarli con ricostruzioni, con testi o con voci che spieghino il senso e le finalità del documentario e anche dei documenti che vengono utilizzati. Qualcuno l'ha definito un cinema che pensa, una forma che pensa, proprio a sottolineare questa tendenza al saggismo, diciamo così. Provo a richiamare solo un paio di lavori impegnati su questo fronte. Un ruolo determinante lo hanno senz'altro avuto due registi, Yervan Gianichian e Angela Ricci Lucchi, piuttosto noti peraltro da queste parti, anche grazie a delle collaborazioni molto felici con alcune istituzioni locali che hanno, diciamo così, coprodotto alcuni loro lavori e sono stati tra i primi a rifilmare, in senso vero e proprio, materiali visuali del passato, in particolare dedicati alla Prima Guerra Mondiale, alle guerre balcaniche o all'esperienza coloniale italiana.
e hanno mostrato la ricchezza del rapporto che il cinema può stringere col materiale d'archivio. Ecco, non ho il tempo ovviamente per ripercorrere dall'interno questi lavori, ma questa rapidissima carrellata ideale di autori che hanno lavorato sul riuso e su questa risemantizzazione di materiale audiovisivo del passato trovano posto autori molto importanti, tra cui un paio di rumeni, Andrei Uica, non ho mai capito benissimo come si pronunci, e Harun Farochi. Trovate un paio di trailer in questa playlist che vi potete tranquillamente guardare o mentre parlo o questa sera quando avrete più tempo. Ma in tempi più recenti un'esperienza estremamente interessante dal mio punto di vista è quella di Sergei Losnitsa, un regista ucraino che ha alle spalle ormai numerosi lavori molto importanti ricavati dal rimontaggio di immagini d'archivio e che peraltro anche nei film a soggetto, nei film di finzione, mostra un rapporto molto, molto stretto con la storia. Ecco, i suoi documentari di montaggio, quelli di cui varrebbe la pena parlare sono davvero molti, ma mi limito all'ultimo lavoro, State Funeral, un lavoro del 19, che si tratta di fatto di un meraviglioso ritratto corale, un grande affresco del funerale di Stato di Stalin, visto come grande evento mediatico, come grande rito pubblico collettivo. Nel 1953 muore Stalin e ad alcuni dei massimi cineasti sovietici, tra cui Zygavertov, viene affidato il compito di celebrare, di filmare il grande addio, come lo definisce proprio il titolo del lavoro che viene girato nel 1953, cioè la morte del segretario generale del Partito Comunista Sovietico. E per quel film, in generale, appunto per celebrare quel momento epocale, vengono girati tantissimi materiali in tutto il territorio sovietico e che, in seguito al rapido processo di destalinizzazione, vengono sostanzialmente abbandonati rapidamente negli archivi. Ecco, quei documenti rivivono oggi, davvero l'invito è di andare a pescare anche solo il trailer di questo State Funeral, e questi documenti rivivono in una cornice di senso completamente diversa rispetto a quella originaria, in questo grande affresco, in questo maestoso lavoro di montaggio. Qualcuno l'ha definita un'opera monumentale. È un'opera monumentale non solo perché è un'opera appunto maestosa, molto, molto lunga, ma è un'opera anche antimonumentale, nel senso che finisce per desacralizzare Stalin utilizzando i materiali con cui era stato sacralizzato. In questo senso qualcuno lo ha visto come un monumento a rovescio, un monumento a rovescio che finisce per riconfigurare l'evento stesso che racconta. In questo senso Losnitsa fa quello che dicevo prima, fa cortocircuitare il passato con il presente e apre la strada a considerazioni, dal mio punto di vista, niente affatto banali sul valore delle immagini per la ricostruzione, la costruzione del discorso storico. Il suo lavoro ovviamente non ha le capacità analitiche e le intenzioni analitiche del discorso storiografico, ma ha una forza che va ben oltre la dimensione estetica. Va detto che non è esattamente una visione facilissima. Lo spettatore non viene condotto per mano se non con un paio di didascalie finali che servono, a enumerare le morti legate allo stalinismo e a far capire che non si tratta di un lavoro apologetico. Ma per il resto lo spettatore è sostanzialmente lasciato solo con le immagini. E molto rapidamente, un lavoro diverso, ma per certi versi simile nella sua capacità di smascherare i documenti d'archivio, è Dead Nation, anche questo l'ho inserito nella playlist, un lavoro di Radu Giude, un altro cineasta rumeno. È un lavoro del 17 che sostanzialmente racconta, rimette in scena la Romania degli anni 30 e 40, intrecciando e anche qui facendo confliggere il materiale d'archivio di un importante fotografo rumeno con i testi tratti dal diario di un medico ebreo che sostanzialmente mostra ciò e racconta ciò che le fotografie non mostrano. E in questo senso potremmo dire che è un film tutto giocato sul fuoricampo, cioè su quella grande porzione della vita politica e sociale rumena degli anni 30 e 40
che non trova spazio nelle fotografie che sostanzialmente l'hanno raccontata, nelle fotografie che rappresentano un po' l'icona dal punto di vista visuale di quella società. E quindi Rado Giulia sceglie di, diciamo così, di riequilibrare a posteriori questa storia nascosta, facendo giustizia della parzialità che il documento fotografico e che lo sguardo di questo importante fotografo rumeno, Costiza Axinte, rivelava sostanzialmente. Ecco, in questo secondo filone documentaristico, che è molto attento a rimontare appunto criticamente il passato, c'è sostanzialmente in generale, dal mio punto di vista, un grande rispetto del documento, della fonte d'archivio, della necessità di una relazione misurata e molto accorta con quel materiale. La conoscenza della storia non è tanto l'approdo di questi lavori, ma in qualche misura è forse il presupposto di questi film, proprio perché lo spettatore deve arrivare in qualche modo attrezzato alla visione, perché questi documenti appunto non sono introdotti, non sono spiegati, non sono circostanziati, e tutto sostanzialmente è rimesso alla capacità dello spettatore di comprendere il senso delle scelte del regista e il valore in sé di questi singoli estratti, di questi singoli documenti. E dunque allo spettatore in questi lavori si chiede di partecipare attivamente a questa azione di decostruzione e di risemantizzazione delle immagini del passato e del loro significato. Ecco, in questa geografia un po' arbitraria del found footage c'è spazio, qui chiudo rapidamente, per un terzo sottogenere, o meglio per una terza tendenza, ed è quella che riguarda l'uso creativo del materiale d'archivio per proporre un'immersione, diciamo così, in una pagina più o meno nota della storia del passato. Anche grazie all'uso di manipolazioni tecniche dei materiali originali, si punta in questi lavori ad amplificare il grado di testimonianza, possiamo dire, che il documento d'archivio rivela, nasconde, ha. A differenza dei casi che ho citato poco fa, non è un'operazione che intende, diciamo così, smascherare il potere ideologico delle immagini, ma cerca di potenziare al massimo il loro potere testimoniale. Di recente sono usciti tre lavori abbastanza simili tra loro, nati proprio dal rimontaggio di corposi e per molti aspetti davvero sorprendenti materiali documentari. Si tratta di They Shall Not Grow Old di Peter Jackson, un lavoro del 18 se non ricordo male, The Cold Blue di Eric Nelson del 19 e Apollo 11 di Todd Douglas Miller, sempre del 19. Mi limito a dire qualcosa solo del lavoro di Jackson, ma appunto vi invito a recuperare gli altri perché sono davvero dei materiali, dei film molto belli, molto avvincenti, molto interessanti, che prendono lo spettatore e lo gettano davvero in esperienze storiche di grande impatto anche emotivo. Il film di Peter Jackson, quindi dello stesso Peter Jackson del Signore degli Anelli, è un film di montaggio che recupera e restaura alcuni materiali cinematografici della Prima Guerra Mondiale e grazie ad un'operazione di ricolorazione digitale, di normalizzazione della velocità di scorrimento della pellicola e di stabilizzazione delle immagini, restituisce allo spettatore una visione davvero inedita che proietta chi guarda davvero direttamente nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, del fronte occidentale, come dal mio punto di vista nessun film è mai riuscito a fare. E se pensiamo a 1917, il recente film discusso, film di Sam Mendes, girato in un unico piano sequenza, che appunto cerca di spettacolarizzare quell'esperienza, ecco, siamo davvero da un'altra parte, e il film di Mendes perde drammaticamente il confronto con quello di Jackson e la capacità, diciamo così, di provare un'immersione in quell'esperienza, anche grazie al sonoro che Jackson recupera da 120 interviste di veterani raccolte e conservate nell'Imperial War Museum di Londra. Ecco, il documento visuale di partenza in questo caso viene elaborato e questo è un elemento interessante da discutere, è un documento falsificato in qualche modo, e falsificato pesantemente, perché viene colorato digitalmente il bianco e nero, per renderlo ovviamente più incisivo, più realistico, per essere più narrativo, soprattutto per le giovani generazioni.
però ha delle implicazioni ovviamente non banali dal punto di vista del, diciamo così, della teoria delle fonti, del rispetto delle fonti. E del resto lo stesso Jackson l'ha dichiarato, il suo non è un film storico, ha dichiarato, e potrebbe persino, ha dichiarato, non essere interamente accurato. Ma qui in realtà in ballo non ci sono interpretazioni o decostruzioni di paradigmi storiografici, c'è il tentativo di restituire il volto della quotidianità della guerra di trincea. E qui non c'è riflessione sulla natura delle immagini, non c'è una loro riconversione o un loro ribaltamento, diciamo così, in un contesto narrativo capace di svelare, potremmo dire, la natura ideologica delle immagini. C'è in questi lavori, ma almeno questa è la mia impressione, il tentativo di esplorare la storia in modo invece immediato, aiutando gli spettatori in questo processo di immedesimazione nei protagonisti, diciamo così, delle vicende che vengono narrate, cogliendone di volta in volta il lato più drammatico e più spettacolare. Ecco, qui chiudo questo viaggio fin troppo rapido, o forse fin troppo lungo, dipende dai punti di vista, nel cinema documentario d'archivio, e ovviamente appunto non è un censimento esaustivo delle possibili traiettorie che il cinema d'archivio segue. E oggi appunto abbiamo la fortuna di poter parlare con Michele Manzolini e con Federico Ferrone, e avremo senz'altro la possibilità di arricchire questo quadro, analizzando in particolare il ruolo che le immagini d'archivio possono ricoprire anche nel cinema di finzione, o meglio, in quello spazio narrativo che sempre più frequentemente finisce per mescolare finzione e documentazione. Ma prima di parlare con Michele e con Federico, cedo la parola ad Alberto. Grazie Maurizio. Io presento brevemente Alberto e lo lascio parlare, così riusciamo a stare perfettamente nei tempi che ci siamo dati e non rubiamo poi spazio alla chiacchierata. Alberto lavora al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, dove si occupa di rappresentazione della tecnoscienza nella fiction, sia cinematografica che seriale audiovisiva, si occupa anche di relazione tra sguardo cinematografico e corpo violato, si occupa anche di YouTube, e dovremmo chiederci se lì ci siano le immagini d'archivio, il found footage del futuro, e come vi dicevo prima ha collaborato molto con la Fondazione Museo Storico del Trentino, aiutandoci nel lavoro di archiviazione e di riflessione su come archiviare i nostri film di famiglia, e lavorando anche ad una serie televisiva proprio sui film di famiglia che si titola Registi di famiglia. Ha dato un titolo a questo suo racconto, chiacchierata, relazione di oggi, che è Polarità e tensioni nel film d'archivio. Grazie Sara, grazie Maurizio. Sara, ti posso chiedere di restare microfonato un secondo per dirmi se va tutto bene, perché farò una presentazione. E quindi se mi dici che vedi una immagine molto pixelata con un fucile, io penso che la vediamo. Seguo. Perfetto. Allora, sì, il titolo che ho dato è questo, Polarità e tensioni nel film d'archivio, e prende ispirazione da questo film di Gianni Chiani e Ricci Lucchi, Dal Polo all'Equatore, dell'86. E il cinema d'archivio si muove dal polo all'equatore, o si muove tra polarità diverse, tra intenzioni enunciative diverse. Io ho provato a enumerarne sei, di queste polarità, di queste intenzioni enunciative, e di vedere quali tensioni si creano all'interno di queste polarità, all'interno di questo genere o dei vari sottogeneri del cinema di found footage. Allora, le polarità sono queste, sei, poi le vedremo analiticamente una ad una. La prima, direi di partire dalla prima, che è sguardo privato o sguardo pubblico. Maurizio Cao ha fatto già capire benissimo cos'è lo sguardo pubblico. Questo è il film di Sergei Loznitsa di cui parlava prima, State Funeral, quindi evento pubblico, solennità e archivi pubblici da cui andare a pescare le immagini. Di fronte all'archivio pubblico si trova l'archivio privato, che in genere raccoglie home movies, film di famiglia. L'archivio privato va spesso in cerca di uno sguardo,
privato, quindi lo sguardo di uno dei componenti del gruppo familiare, che fa il regista o l'autore, sui film provenienti dall'archivio familiare, quindi uno sguardo anche sulla memoria familiare. Le immagini amatoriali girate da cineoperatori amatoriali trovano uno sguardo amatoriale a sua volta, uno sguardo che ama i suoi materiali. L'esempio più famoso, e forse anche più bello, è questo che vi propongo, Un'ora sulla Ti Vorrei, di Alina Marazzi, film del 2002, che, detto molto sinteticamente, è un confronto tra la regista Alina Marazzi e i filmini, le pellicole che ritraggono sua madre. Come vedete, nello sguardo privato i protagonisti ci guardano in camera, ci interpellano. Un altro esempio molto bello è questo Eye for India, del 2005, di una regista indiana, di origine indiana, che lavora su delle pellicole che erano state spedite nelle due direzioni, dall'Inghilterra all'India e dall'India all'Inghilterra. Era un modo per parlare con la famiglia di origine, per una coppia di indiani che era emigrata in Inghilterra. Quindi ci si parla tramite queste pellicole spedite in entrambe le direzioni. Altro esempio bello e importante è Must Read After My Death, di Morgan Hughes, 2007, con l'autore che scopre l'archivio di filmini e di natri sonori della nonna dopo la sua morte e va a grattare sotto la superficie della storia familiare, un po' un topos del film di fan footage di famiglia, grattare sotto l'impressione anche in senso fotografico, sotto l'impressione di felicità che vogliono comunicare gli home movies di solito. Cosa c'è sotto quella felicità dichiarata? Tra le due polarità, sguardo pubblico e sguardo privato, si possono creare, come ipotizzavo, delle tensioni produttive. E un buon esempio è questo, il film di Marco Becchis, Il sorriso del capo, del 2011. È un documentario di montaggio sul consenso al fascismo, che mostra come viene rappresentata la figura di Mussolini nelle immagini dell'Istituto Luce, però si specchia nella voce del padre di Marco Becchis, che viene usato come testimone. Quindi la famiglia, lo sguardo privato e lo sguardo pubblico si sommano l'uno con l'altro. Un altro tipo di tensione tra sguardo privato e sguardo pubblico è lo sguardo privato di cineprese amatoriali sulla storia, e non solo familiare. Un esempio interessante è questo, Lost on Movies of Nazi Germany, è un documentario della BBC, che non è un documentario d'autore, ma è informativo, molto utile per capire una serie di cose. Ci dice, ad esempio, che l'occhio del cineamatore è diverso da quello ufficiale. Si vede, ad esempio, l'avanzata dell'esercito tedesco in Francia il 10 maggio del 40, ma non si vede una parata. Non ci sono carri armati, si vedono soldati a piedi, cavalli, un cane, si vede poi un furgone che si blocca nel fango, c'è un'aria vagamente circense, quindi c'è una forte differenza nelle scelte rappresentative tra sguardo privato e sguardo di regime. Il che ci porta ad affrontare il secondo parametro, la seconda polarità, che è quella che ho chiamato vicinanza-distanza. Vicinanza, abbiamo capito cos'è, cinema familiare, sguardo sui membri della propria famiglia, su immagini da loro raccolte nel passato, è un cinema in cui si è implicati spesso anche personalmente, si è anche personaggi del racconto, oltre che autori del film. Un buon esempio è questo, 51 Beach Street, Doug Block è un regista di matrimoni, che si trova ad affrontare un tema che lo tocca da vicino, per l'appunto, il padre che dopo 3 mesi che è morta la sua moglie, la madre del regista, si risposa, il che fa sorgere, come immaginerete, una serie di domande nel figlio che va a indagare cosa ci fosse ancora sotto la superficie della felicità familiare. Questa è la vicinanza. La polarità distanza è rappresentata molto bene da un film di Yal Sivan del 1999, uno specialista, sul processo Eichmann. Qui c'è una triplice distanza, possiamo dire, è un archivio pubblico, di immagini pubbliche, poi lo sguardo è su di un nazista, quindi uno sguardo per forza, necessariamente distante, ma è anche uno sguardo freddo di una cinepresa collocata lì da un funzionario, non da un amatore. Quindi la qualità della ripresa, la forma, riproduce la sostanza burocratica del suo oggetto di indagine, la banalità
potremmo dire. Ma un autore può lavorare da distante anche sul cinema amatoriale, sullo sguardo privato. Un buon esempio è questo, Grizzly Man di Werner Herzog, 2005. Herzog non si sente assolutamente empatico con il personaggio che ha registrato quelle immagini, che è il ragazzo che vedete sulla destra dell'inquadratura. Quindi l'occhio dell'autore è totalmente disallineato rispetto a quello dell'autore delle riprese. E quindi la domanda che può sorgere è di chi sono le immagini, di chi fa le riprese o di chi le monta, di chi fa il footage o di chi fa il found, potremmo dire. Una polarità, la terza conseguente, è quella polarità materiali o racconto. Dare prevalenza ai materiali puri o al racconto di invenzione sui materiali. Sul piano materiali puri, c'è questo film molto interessante di Bill Morrison del 2012, The Great Flood, la grande inondazione del Mississippi River, del fiume Mississippi del 27. C'è una musica di Bill Frisell, che è il chitarrista jazz, ci sono immagini, c'è qualche cartello e basta. E quindi un'esperienza soltanto di visione e ascolto, senza aggiunta di parole. La polarità opposta a quella del racconto va in cerca invece di un'invenzione, va in cerca di una storia, di una narrazione, di una trama che si adatti ai materiali. Di solito c'è una voce narrante come guida. Un esempio riuscito è In formato ridotto. C'è un episodio che si intitola Uomo, donna, pietra, scritto da Enrico Brizzi, che è un racconto di finzione costruito su quelle immagini documentarie che erano state fornite a Brizzi dall'archivio, da Home Movies, dall'Archivio Nazionale Film di Famiglia. Quindi c'è la scrittura di una prima persona fittizia. In questi casi ci sono alcuni rischi, va gestita bene questa operazione, perché c'è il rischio del letterario. Marco Bertozzi scrive Il privilegio del letterario ed è un rimprovero. Rischio perché qualche volta c'è anche una certa difficoltà a contenere la potenza delle immagini, specialmente quando sono molto forti, quando strabordano rispetto a quella specie di disciplinamento che è la voice over. Qui vi propongo una citazione di Pierpaolo Pasolini che, recensendo il film di suo cugino, Nico Naldini, fascista, un film di montaggio sul fascismo, evidentemente, del 74, scrive: materiali che si accumulano e infine esplodono in una espressività abnorme e involontaria. Quindi i materiali sono più forti della volontà di contenerli. È molto interessante, molto bella questa citazione, a mio giudizio. Vicino a materiali racconto metto un'altra polarità, che è fedeltà-tradimento. Quindi c'è un confronto tra lo sguardo dell'operatore, tra chi ha fatto le riprese e chi è lo sguardo dell'autore del film. Quale prevale? Quale sguardo prevale? Quanto ci si può discostare dall'intenzione originale? Sul versante fedeltà cito un film dei nostri ospiti, Federico Ferrone e Michele Manzolini, Il treno va a Mosca, in cui vediamo le immagini di un militante comunista che va in treno a Mosca, e sentiamo parlare il testimone, chi quelle immagini le ha filmate, quindi fedeltà al racconto originario. Sul versante tradimento proporrei Fraud, che anche nel titolo rivela questa frode, questo tradimento, un film del 2016, realizzato con i materiali caricati su YouTube da una famiglia. Prende questi materiali, da questo enorme archivio che c'è su YouTube, per creare una finzione, un crime drama, una storia a soggetto, inventata. Oggi, infatti, oltre agli archivi di pellicole, Super 8, eccetera, ci sono le altre immagini, quelle delle culture digitali, immagini sporche, immagini dannate, come le chiama Ito Steyerl. La penultima polarità è quindi questa, pulizia o sporcizia. C'è un piacere estetico, naturalmente, delle immagini d'archivio, che può essere dato tanto dalla sporcizia quanto dalla pulizia delle immagini. Pulizia vuol dire questa cosa qua, restauro, alta definizione, HD, magari colorizzazione, questo è il film di cui parlava prima Maurizio, dei Shall Never Grow Old di Peter Jackson, 2019. Quindi pulizia versus sporcizia, che può voler dire pellicole deteriorate, VHS, glitch, in quest'ordine cronologico. Questo è un esempio di un film, diciamo, di videoarte costruita soltanto a partire da pellicole decadute.
Poi ci sono anche una serie di esperimenti installativi o performativi di Home Movies dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia che giocano in questa direzione, puntano in questa direzione. E questo è Circo Tony Home Movies, appunto una operazione di Home Movies dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Ma ci sono altri esempi, secondo me, interessanti di lavoro con immagini povere nel contemporaneo, ad esempio film fatti con immagini tratte da camere di sorveglianza. Qui cito soltanto molto velocemente tre film, 87 ore, gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni, di Costanza Quatriglio, 2015, film italiano, Death in the Terminal, un film israeliano del 2016, e un film cinese, Dragonfly Eyes, del 2017, che crea materiale narrativo a partire da camere di sorveglianza poste in giro per tutta la Cina. Anche qui, in questo caso, si nota come prevale la forza dei materiali grezzi sul racconto. Sono molto più forti i materiali della volontà di imbrigliarli. I materiali sono incidenti d'auto, tifoni, crolli, eventi straordinari registrati dalla camera di sorveglianza. L'ultima polarità legata a questo tema è appunto questa, attrazioni o quotidiano. Il quotidiano è noioso, chiunque si sia confrontato con un archivio di filmini di famiglia conosce questa sensazione di ripetizione e di noia, per cui molto spesso il film di fan footage va in cerca di eccezioni alla noia, di quelle che nella teoria del cinema si chiamano attrazioni. Quindi vengono montate molte scene di caccia, si assiste a delle vere e proprie stragi di animali nei film di fan footage. Qui torniamo all'inizio, dal polo all'equatore, Genichiani e Ricci Lucchi. Per creare una strana rima tra immagini vi mostro quest'altra scena di caccia contenuta in Mother Dao, The Turtle Like, un film che racconta il colonialismo olandese in Indonesia negli anni 20, molto interessante. Il filmato amatoriale è spesso molto violento, non pensiamo che l'occhio amatoriale sia più buono, più puro, più bioetico. In questo caso l'occhio della cinepresa amatoriale si posa sui nativi con un senso molto forte di superiorità coloniale. Chiudo il mio intervento con un'altra citazione, abbastanza bella, penso, una frase che ho trovato nel cartello iniziale di un film di montaggio sovietico sul fascismo, Il fascismo ordinario, di Mikhail Rom. E questa citazione dice così: molti aspetti importanti del fascismo non sono mai stati filmati, senza lasciare così nessuna evidenza documentaria. È bella, è misteriosa, mi piace, non dice quali aspetti importanti non siano mai stati filmati, se abbiano a che fare con il quotidiano della vita fascista o con le attrazioni del fascismo. Ecco, chiudo qua, e non so se funziona come gancio per parlare con i nostri ospiti, Federico Ferrone e Michele Manzolini. Però chiudo allora la presentazione e restituisco la parola a Sara Zanatta. Grazie mille Alberto. Una delle caratteristiche dei nostri incontri dalla carta ai pixel che abbiamo cercato di mantenere anche in questa veste online è il tentativo di coniugare una parte più di... come dire, accademica, tra virgolette, quindi... gli studiosi ci raccontano il loro punto di vista sul tema trattato, è quella di parlare anche con chi poi fa media e quindi con i professionisti del mestiere, ecco. E questa sera abbiamo invitato Michele Manzolini e Federico Ferrone, che sono registi e sceneggiatori che oltre ad avere vita a sé, già da parecchi anni hanno lavorato insieme a diversi progetti, provando spesso e non solo in quest'ultima occasione, l'ha citato anche Brodesco oltre a Mosca, di utilizzare appunto il repertorio in modo originale, creativo e differente. Insieme avete fatto diversi film, a partire da America, che era un lavoro sulle migrazioni,
migrazioni, che metteva in dialogo, come dire, la migrazione in Sud America tra 8 e 900 con degli italiani in Sud America con la migrazione contemporanea, dove c'era protagonista, io sono trevigiana, quindi non posso che citarlo, l'ex sindaco sceriffo, e poi appunto il treno va a Mosca, che ha citato anche Alberto, dove avete lavorato sui filmati in 8 mm, e questo lavoro di cui parleremo in particolare oggi, che è il Varco, che avete diretto insieme e avete scritto voi due con Vooming 2. In questo caso si tratta di un lungometraggio di finzione che avete costruito con materiali d'archivio di tipo istituzionale, c'è anche la collaborazione dell'Istituto Luce, e con materiale inedito privato. Avete vinto con questo film il premio al Festival Documentario di Barcellona e il premio della giuria al Festival di Annecy. Anche in questo caso, come in America, c'è un'interessante unione tra ieri e oggi in un contesto geografico di cui parleranno sicuramente anche Alberto e Maurizio. Io invito appunto Alberto e Maurizio, che hanno deciso di gestire questa chiacchierata con voi e che si sono messi d'accordo su come gestirla, a intervenire, quindi a farvi protagonisti di questa chiacchierata. Allora, inizio io, grazie di aver accettato il nostro invito e complimenti per il film, che ci è piaciuto molto. È molto ricco, pieno di cose, anche rivedendolo varie volte, anche riascoltandolo, si continuano a imparare cose, a capire nuove cose. Insomma, è questa storia di un viaggio di un soldato italiano diretto al fronte sovietico nel 41, no? Intanto partiamo dai materiali. Volevamo chiedervi che provenienza hanno i materiali d'archivio su cui avete lavorato, e come ci siete arrivati e come avete organizzato il lavoro sui filmati. Sì, volevo ringraziare ovviamente dell'invito, e ovviamente ci siamo trovati moltissimo nelle lezioni che ci avete dato finora, in certo modo. Cercavo di collocare dove fosse il Varco nelle diverse accostamenti. Diciamo, dopo il treno da Mosca, che anche tu hai citato, l'Istituto Luce e l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, Movies, ci ha chiesto di lavorare un film che potesse in qualche modo far coesistere i due archivi. La nostra idea non era di partire da una storia pregressa, imporre, diciamo, la nostra idea sull'immagine, su quello che avremmo trovato negli archivi, ma è stato in qualche modo di perderci diversi mesi, appunto, sia a Movies che a Luce, per cercare delle immagini che volessero, che in qualche modo potessero raccontarci una storia, che potessero essere la base di un nuovo film. Ci siamo concentrati da subito, volevamo raccontare diciamo il ventennio fascista, ci siamo concentrati per cui su quegli anni, abbiamo cercato di guardare tutto quello che era possibile vedere. E in realtà quasi da subito ci siamo mossi verso la campagna di Russia, proprio perché a Movies abbiamo ritrovato un fondo di Enrico Chierici, che era un cinematore che lavorava per l'esercito e filmava per l'esercito durante questa campagna, che aveva filmato il suo viaggio con due cineprese diverse, l'ha riportato a casa il materiale, per cui era uno sguardo assolutamente inedito su quella guerra, di cui si sapeva qualcosa perché i figli avevano collaborato con l'archivio nel riuscire in qualche modo a rintracciare e a mappare questi materiali. Ovviamente a Luce il cinema di propaganda ha raccontato enormemente la Seconda Guerra Mondiale, in particolare quella campagna, ovviamente con un tipo di racconto molto diverso. Quando però, mentre stavamo facendo le ricerche, a Movies è arrivato un nuovo fondo di un altro cinematore, che era Adolfo Franzini, che aveva filmato anche lui in 16 mm lo stesso viaggio, nello stesso periodo di Chierici, ci siamo
ci siamo buttati su questo, diciamo, su questo soggetto, cercando in qualche modo di unire questi diversi punti di vista, anche utilizzando altri materiali, perché non sono solamente i film di questi cinematori, ma ci sono anche altre immagini, per poter costruire una storia che non fosse la storia reale di questi due cinematori, ma che avesse degli elementi biografici chiari di questi cinematori, ma che fosse una storia totalmente inventata. Come abbiamo lavorato sull'immagine è stato un tentativo iniziale di decodifica delle immagini, per cui abbiamo letto moltissimi diari e testi che in qualche modo potessero spiegarci cosa stavamo guardando, perché davvero, soprattutto il fondo di Adolfo Franzini era un fondo di cui anche i figli non sapevano nulla, e le immagini erano molto difficili da contestualizzare sia geograficamente che temporalmente. Per cui un lavoro che è stato fatto di ricerca sulle immagini, di mappatura, ci è servito per cominciare a ragionare su quella che poteva essere la storia. Il lavoro successivo è stato un lavoro di montaggio, quasi senza scrittura, per cui ci siamo messi con la nostra montatrice a montare un film che avesse tutta una serie di elementi che ci interessavano raccontare, e successivamente abbiamo lavorato, successivamente ma contemporaneamente, con Wuming, sulla scrittura del film. Diciamo, abbiamo unito, questi sono i materiali che hanno costruito alla base, che hanno costruito un po' la trama del film. Ovviamente c'è tutto il lato delle riprese del presente, che invece avrà un discorso a parte. Magari intervengo io, vi faccio una domanda molto, così, molto generale. Mi interessa capire qual è il vostro rapporto con la storia e con la possibilità di indagarla attraverso le immagini. Cioè, abbiamo visto che non è la prima volta che vi confrontate con temi di carattere storico, continuate a occuparvi del passato. Ecco, quali similitudini, quali differenze ci sono tra il Varco e i vostri lavori precedenti, con cui avete comunque tentato una rilettura del passato? Sì, vado io e mi unisco ai ringraziamenti, anche ovviamente era scontato. Allora, nel caso del Trenova Mosca, diciamo, l'origine dell'approccio al film è stata in realtà di tipo, se semplificando, tematico, nel senso che c'era proprio un desiderio, così una curiosità anche personale, di rievocare un po' la stagione della cosiddetta Emilia Rossa, e più in generale la questione appunto dell'impegno politico in un'epoca in cui ci sembrava appunto che questo stesso impegno e anche l'idea proprio di un corpo collettivo politico andasse calando. L'incontro con Unmovies è stato non del tutto casuale, nel senso che conoscevamo questa realtà e ci siamo appunto andati in perlustrazione. È stata poi in realtà una catena di attrazioni, come parlava prima Alberto, di attrazioni, le eccezioni, diciamo, tra materiali più scontati, più prevedibili, sono emersi dei primi elementi originali, imprevisti, che sono quelli appunto soprattutto del fondo, in realtà, di Enzo Pasi, che era un cinematore militante comunista, il quale appunto aveva depositato tramite il figlio i suoi film Unmovies e aveva lasciato in eredità uno sguardo che già evidentemente dalle prime visioni si staccava da tutte le immagini di, appunto, più istituzionali, di propaganda o anche non di propaganda del tempo. Quindi, diciamo, forse l'intuizione più forte, comunque l'attrazione più forte, è quella, come avete anche un po' evocato voi prima, l'idea che un cinematore dell'epoca, appunto in quanto soprattutto amatoriale, quello che ha filmato allora e che per qualche motivo arriva fino ad oggi, ha una carica, una forza di sincerità che appunto i documenti ufficiali non possono avere. Non è appunto il racconto della storia, però è inequivocabilmente il racconto di quello che lui in quel momento ha vissuto e ha voluto filmare. Quindi in questo senso, molto più di una sua testimonianza ulteriore a distanza di anni, che come sappiamo inevitabilmente è appunto modificata da quello che è successo poi, anche soprattutto nel caso di un militante comunista, di un desiderio quasi di volersi giustificare, di attutire certi angoli, il filmato, appunto, il documento storico è per certi versi incompleto, però per altri è appunto rivelatore. Quindi da lì c'è stato un nostro primo approccio, un nostro primo tentativo di mettere insieme degli sguardi, appunto, come si fa credo anche in storiografia, quello di andare a parlare, di andare a recuperare elementi e contributi, diciamo, più dal basso, per poi ricostruire un qualcosa che fosse
e lì poi sta un po', come dire, l'equilibrio che insomma deve piacere, deve, può funzionare o no, tra quello che è appunto lo sguardo d'epoca e una restituzione a un pubblico di oggi. È evidente che questi due poli devono trovare un equilibrio. E nel caso del Varco, sì, appunto, il tentativo, diciamo, forse è un passaggio più avanti, c'è un lavoro di preparazione storica, penso di poter dire, abbastanza rigoroso, nel senso che abbiamo cercato di ricostruire sia le fonti, diciamo, sia i luoghi dove erano stati filmati questi film amatoriali, anche proprio una sorta di percorso di questi due cinematori che non avevano in realtà partecipato agli stessi momenti della campagna, ma che comunque era possibile ricostruire, e appunto aggiungervi lo sguardo più ufficiale dell'Istituto Luce. Nel farlo, appunto, è stato necessario fare un passaggio che in realtà è molto grosso rispetto al Terranova Mosca, che è quello di una vera e propria scrittura di finzione. Nel caso del Terranova Mosca c'è sì una riscrittura, però quasi concordata col testimone, non esattamente, però condivisa. Nel caso del Varco, come dire, finito il lavoro di preparazione storica, appunto rigoroso, di ricerca delle fonti, arriva il momento in cui un po' ci si deve staccare in quanto anche autori, e abbiamo voluto creare, appunto, con l'aiuto di Vumin 2, ma anche di diari dell'epoca e anche poi gli elementi sonori. Questo forse è un altro elemento, però diciamo c'è anche l'elemento sonoro che deve andare a commentare filmati che alla base sono, nel caso amatoriale, completamente muti, nel caso dei film di propaganda, appunto, di propaganda, appunto una storia che sia appunto avvincente, se non come un film qualsiasi di guerra, di avventura, ma comunque che sia in grado di parlare. Quindi la storia può essere un elemento assolutamente fondamentale, io credo, però non vorrei teorizzarlo, posso parlare solo della nostra esperienza. Ci deve essere un grosso lavoro, secondo me, di ricerca, anche di rigoroso, con gli strumenti della storiografia, della sociologia, dell'archivistica, e poi a un certo punto però forse è giusto che l'autore, gli autori stacchino un po', e poi chiaramente sta, ma questo in realtà forse vale per tutti i film, sta poi allo spettatore vedere se questa operazione, come dire, poggia su basi di sincerità. Ecco, questo forse per quello che è stato il lavoro mio e di Michele in questi due film. Sì, forse potete dirci ancora qualcosa sulla scrittura della voce narrante. C'è scritto che è liberamente ispirata alle vite e ai diari di soldati, tra cui Nuto Revelli, Mario Rigoni Sterne e poi i due testimoni che avete citato, che sono anche gli autori delle riprese. E come avete messo insieme questo mosaico e quanto avete tradito appunto le intenzioni degli autori originali, delle riprese e dei diari? Sì, diciamo, degli autori delle riprese in realtà non avevamo dei diari, diciamo, abbiamo utilizzato quelle che erano le informazioni biografiche che noi avevamo, per cui ad esempio il passato nella guerra di Etiopia era il passato di Adolfo Franzini, che era stato in quella guerra e aveva, in qualche modo, era un militare di carriera, che in qualche modo era un veterano che partiva per la campagna di Russia, a differenza di molti, moltissimi giovani, tra cui anche Chierici. Chierici, che era l'altro cinematore, aveva appena sposato la propria moglie, l'aveva lasciata a casa, per cui tutto quello che vediamo nel film, i flashback sul suo passato, anche i suoi sogni, i suoi desideri, della propria moglie lasciata a casa, è davvero la moglie di Chierici. Quindi questi sono elementi biografici forti che sono entrati nella scrittura poi del film, come il fatto che il nostro protagonista parli russo deriva in qualche modo è un elemento traslato biografico di Franzini, che in realtà era di madre tedesca, per cui aveva in qualche modo un legame con i nazisti, in qualche modo riusciva a vedere un pochino più in là rispetto agli altri commilitoni. Noi abbiamo, per motivi narrativi, deciso di dargli questa possibilità di, parlando russo, di poter vedere un pochino più in là rispetto a tutti gli altri, di poter comunicare anche con le persone del luogo. Gli altri elementi della scrittura, sì, sono diari che abbiamo rintracciato sia all'Archivio Diaristico Nazionale, che trovati online, che diari pubblicati e cose non edite, e più per un'ispirazione
di motivazione, direi, i due libri, Diario di Revelli e di Erigone Sterna. Sono rimaste due piccole citazioni insomma, dei due autori più conosciuti della campagna di Russia. Diciamo, tutto questo è stato un piccolo lavoro che ha assomigliato molto al lavoro di montaggio, diciamo che è un lavoro di taglia e cuci di pezzi di diari, a cui abbiamo aggiunto ovviamente moltissimi anche riferimenti totalmente inventati, che man mano è andata a formare una voce che ha aiutato sia nel montaggio del film, che poi in qualche modo nella sua forma finale è stata l'ultima cosa che è entrata a far parte del progetto, diciamo che è stata proprio l'ultima lavorazione rispetto sia al montaggio che alla scrittura del suono, della parte sonora, che era altrettanto importante rispetto alla scrittura dell'immagine. Riprendo la parola io e volevo chiedervi di restare su una cosa che avete già, diciamo così, sfiorato, quello del rapporto, del confine tra fiction e documentario, che nel cinema contemporaneo si è, come dire, profondamente ridefinita come confine, come linea di separazione. Ecco, mi viene da chiedervi come vi siete mossi, come vi muovete tra questi due universi, quello della fiction e del documentario. Mi viene a chiedervi se appunto sono davvero mondi così distanti o se anche il vostro lavoro non prova che sono territori che possono fondersi in maniera davvero così davvero suggestiva. Sì, no, uno spunto chiaramente molto forte, molto suggestivo e anche già abbastanza praticato di recente, ma chiaramente i due confini, quindi i due linguaggi si possono chiaramente fondere. Nel nostro caso, appunto, forse il Varco è stato anche un tentativo di superare questa cosa. Per quanto possa essere interessante, è un film che continua a essere definito a volte documentario, a volte di finzione, questo chiaramente denota il fatto che sia anche poi difficile trovare un linguaggio condiviso e forse anche in positivo il fatto che sia un film che passa un po' dall'uno all'altro. Per noi, come dire, che veniamo dal documentario non c'è niente di negativo nell'essere definiti documentari, però è anche importante ribadire che è un film di finzione, diciamo, il documentario è la base, poi il lavoro non è meglio o peggio, però è un lavoro assolutamente di finzione. Abbiamo anche, appunto, prima non le abbiamo citate, ci sono delle immagini dell'Etiopia che vengono da un fondo completamente diverso, appunto, quindi l'idea un personaggio che avesse combattuto in Africa o le immagini che si vedono per chi ha visto fino all'inizio, verso metà, quando c'è questa nenia russa, questa fiaba che viene raccontata, sono addirittura un pittore milanese degli anni 20. Quindi diciamo il linguaggio, una frase molto forse quasi ipocrita, però come dire, le definizioni sono anche forse non così importanti, appunto. Quello che è importante, come dicevo prima, dire, poi è la sincerità di base, però su quella è anche un po' difficile stabilire delle regole, cioè che chiaramente avremmo potuto fare un film profondamente disonesto, e spero, credo che non l'abbiamo fatto, però non perché abbiamo rispettato esattamente appunto la lingua dei diari o la cronologia dei movimenti. Quindi secondo me questo è interessante. Ci sono film di finzione, ne parlavamo con Michele qualche giorno fa, come Martin Eden di Pietro Marcello, che è insomma, un regista che stimiamo molto, che hanno un quadro, diciamo, più prevalentemente di finzione, degli elementi anche proprio dei controcampi che sono assolutamente documentari, quindi si può andare verso quella fusione assolutamente. Credo anche una delle prospettive fertili che il cinema può avere, poi su come farlo, sullo stabilire delle regole, chiaramente la strada è lunga, però insomma spero di aver più o meno risposto all'idea che abbiamo anche noi di questa ibridazione di linguaggi, insomma, che ci sono interessanti. Quindi lo possiamo definire, per gli amanti delle categorie, un sincero documentario di finzione. Esattamente. Io credo che Maurizio e Alberto abbiano sicuramente molte altre domande da farvi, ma volevo aprire almeno a livello di scrittura lo stage alle domande. Quindi se qualcuno di chi sta ascoltando senza farsi vedere ha voglia di fare una domanda a Michele, a Federico, ma anche Alberto e Maurizio, può scrivere tranquillamente in chat e io faccio
la presentatrice di Sanremo e leggo le domande. E quindi se nel frattempo Maurizio e Alberto vogliono chiedere un'altra cosa, così aspettiamo qualche minuto e... Sì, allora ne approfitto io per tornare su un tema che avete già evocato, questo delle riprese realizzate nel presente in Ucraina, quindi siete andati nei posti dove sono stati questi soldati 70 anni prima, avete fatto delle riprese oggi e mi sembra che siano particolarmente importanti perché già sin dall'inizio, proprio nel cartello iniziale, voi scrivete negli stessi luoghi si combatte oggi un'altra guerra, quindi questa era una informazione centrale per voi da dare subito allo spettatore. Sì, noi fin dall'inizio, quando abbiamo cominciato a ragionare ovviamente su quel periodo e su quel viaggio, ci siamo ovviamente resi conto che la Stalino raggiunta dal treno del protagonista e la Voroshilovgrad sono la Donetsk e la Luhansk odierne, in cui si combatte ormai da 6 anni una nuova guerra, e ci sembrava, anche ragionando con Wuming, su quella che era stata, sulla costanza ad ogni 50 anni di una guerra negli stessi luoghi. Per cui, visto che il film, in qualche modo, il vero cuore del film era il racconto di una guerra che in qualche modo ritornava, era già successa in Africa, ritornava in Russia, in qualche modo volevamo che la voce e la storia abitasse anche il presente. Non è stato possibile da subito, ma ad un certo punto siamo riusciti ad andare a fare delle riprese che volevano essere, volevamo da un certo punto di vista ritrovare ritrovare gli stessi luoghi e lo stesso tipo di emozione che ci davano le immagini dell'epoca, e dall'altro in qualche modo volevamo che si mischiassero e che fossero ad un certo punto quasi difficili da differenziare rispetto alle immagini d'archivio utilizzate, che fossero semplicemente degli elementi per raccontare quella storia, degli squarci, dei varchi verso il futuro del protagonista, che è il nostro presente. E siamo riusciti a spingerci fino a dove abbiamo potuto, fin dove ci hanno consentito di andare. A un certo punto noi abbiamo viaggiato tutta la parte ucraina, quando siamo arrivati nella periferia di Donetsk, per cui non si poteva proseguire per motivi di sicurezza, per cui non ci veniva garantita l'incolumità e per cui il nostro produttore locale non ci ha permesso di andare, abbiamo deciso di... in realtà il nostro autista si è offerto, che era un autista che autista fixer tuttofare, che aveva combattuto in questa guerra, si è offerto di fare delle riprese, e abbiamo colto la palla al balzo, gli abbiamo dato delle idee, diciamo, abbiamo cercato di spiegargli velocemente come utilizzare la camera, che era una semplice macchina fotografica, e quello che lui ha riportato in alcune ore di girato è buona parte quello che abbiamo utilizzato per metà del film, per cui è materiale, è uno sguardo di un soldato, è uno sguardo semi-amatoriale, che in qualche modo ci sembrava molto più simile come tipo di ripresa e come spirito e come occhio alle riprese del 41, per cui siamo stati felici di utilizzare un altro tipo di found footage. Questo è un po' l'origine di questi materiali.